Il mio primo appuntamento con mio marito ha avuto il sapore dell'avocado. E anche un po' della sorpresa, perché avevo sempre associato questo frutto a qualcosa di salato. Finché una mattina assolata, del 12 aprile di qualche anno fa, lui non mi ha preparato una bevanda con avocado, latte e miele. Mi ha conquistata così. Diciamo che la bevanda all'avocado e lui che suonava per me il cielo in una stanza di Gino Paoli si sono contesi il primato della conquista. Alla fine forse ha vinto lui, perché qualche anno dopo, insieme, abbiamo deciso di piantare degli avocado in Sicilia. Voi lo sapete quanto tempo passa prima che il primo avocado produca il suo frutto? Circa 4 anni. Decisamente più tempo rispetto a quello che serve per far nascere un bambino e decisamente meno tempo rispetto a quello che ci ho messo io per laurearmi, tra il lavoro e la nascita dei miei 3 figli. Ma a chi non viene chiesto di aspettare? A chi non viene chiesto di avere pazienza? Che sia l'esito di un esame o di un provino, che sia la risposta ad un colloquio di lavoro o l'SMS dell'uomo di cui ci siamo innamorati. La vita chiede tempo. E la natura ha il suo tempo, il suo battito, proprio come nella musica. E quando non abbiamo voglia di aspettare e andiamo fuori tempo o fuori stagione, la natura ci riporta all'ordine e ci insegna che c'è sempre un tempo per ogni cosa. Mio nonno Nino diceva sempre: quando pire è maturo, care sulo. Che tradotto vuol dire? Quando la pira è matura, cade da sola. E io ho imparato che la felicità sta nell'attesa di un frutto che nascerà, di un progetto che andrà a buon fine, di un amore che sboccerà. Perché quando poi prenderai tra le mani quel primo frutto, la primizia, ti ricorderai la fatica, la paura, ma soprattutto la cura che ci hai messo perché quel frutto nascesse. E penserai che sì, ne valeva la pena di aspettare, perché la bellezza ha sempre bisogno di tempo.